Altresì presentate le mozioni Lollobrigida ed altri numero 140, Molinari e Duva numero 144, che vertendo su materia analoga a quella trattata dalla mozione all'ordine del giorno verranno svolte congiuntamente. I relativi testi sono in distribuzione. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. È iscritto a parlare il deputato Ivan Scalfarotto, che illustrerà anche la mozione numero 136, di cui è cofirmatario. Prego, ne ha facoltà. Grazie signora Presidente. È una mozione alla quale teniamo molto noi del Partito Democratico, a prima firma di Graziano Delrio, che è il nostro capogruppo, a significare che al di là delle firme apposte da tutti noi parlamentari c'è una condivisione particolarmente forte dovuta al fatto che questa mozione riguarda gli aspetti più profondi, più importanti, più fondamentali di quello che vogliamo essere e che siamo, direi non soltanto come Europa e Unione Europea, ma anche come Italia, riguarda il nostro assetto costituzionale, riguarda il nostro senso, il nostro amore per la libertà, la concezione della democrazia, tutti argomenti molto importanti che spesso nelle aule parlamentari passano in secondo piano perché naturalmente siamo spesso presi da questioni più mondane e invece avere il tempo, prenderci qualche minuto per riflettere su quali siano le cose che davvero ci tengono insieme, penso che sia estremamente importante, quindi ringrazio anche il gruppo per avermi dato questa possibilità. L'antefatto è che il 12 di settembre di quest'anno il Parlamento europeo ha preso una decisione a suo modo storica, estremamente importante, attivando per la prima volta nella sua storia l'articolo 7 dei trattati dell'Unione europea. Che cosa dicono? Cosa dice l'articolo 7? E questo sarà importante anche nel prosieguo della mia illustrazione. L'articolo 7 dà la possibilità all'Unione Europea di rilevare il rischio di violazioni o violazioni persistenti e gravi legate ai valori fondamentali dell'Unione e al tipo di società che l'Unione Europea vuole essere e che promuove. In questo senso si fa riferimento all'articolo 2, che appunto descrive che cos'è una democrazia per l'Unione Europea e quali sono i requisiti che uno Stato che volesse aderire all'Unione Europea deve rispettare. Sono parole altissime che secondo me vale la pena di leggere in quest'Aula perché poi sono parte integrante del nostro patrimonio democratico. I valori dell'Unione Europea sono i valori della Repubblica Italiana, gli stessi. Il rispetto della dignità umana, il rispetto della libertà, il rispetto della democrazia, il rispetto dell'uguaglianza, il rispetto dello Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani, compresi quelle delle minoranze. Parole nelle quali tutto il popolo italiano si riconosce, non soltanto come componente, come membro dell'Unione Europea, ma come cittadino della nostra Repubblica che nasce su questi valori. E che società ci immaginiamo di essere, dice l'articolo 2 dei trattati? Società caratterizzate, dice, dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà, dalla parità tra uomini e donne. Parole appunto che ci appartengono profondamente, che sentiamo parte integrante del nostro essere cittadini. Eppure il Parlamento europeo, a grandissima maggioranza, con 448 voti a favore, 197 contrari e 48 astenuti, dichiara che c'è un paese dei 28, forse 27 tra poco, che suscita gravi preoccupazioni per la possibilità di una violazione di questi valori. Questo paese è l'Ungheria ed è l'Ungheria di Viktor Orbán. Ora, sono preoccupazioni che investono, a parere della vastissima maggioranza del Parlamento europeo, parti integranti della vita di un paese democratico. Ed è una lista lunga, io mi permetto, signora Presidente, di leggerle perché vale la pena di soffermarsi e pensare a quanto gravi, approfondite e capillari siano le preoccupazioni del Parlamento europeo, che dice che in Ungheria esistono preoccupazioni quanto ai valori di cui parlavo, circa il funzionamento del sistema costituzionale e del sistema elettorale, l'indipendenza della magistratura e di altre istituzioni e i diritti dei giudici, la corruzione e i conflitti di interesse,
la tutela della vita privata e la protezione dei dati, la libertà di espressione, la libertà accademica, la libertà di religione, la libertà di associazione, il diritto alla parità di trattamento, i diritti delle persone appartenenti a minoranze, compresi i Rom e gli ebrei, e la protezione delle dichiarazioni di odio contro tali minoranze, i diritti fondamentali dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati, e i diritti economici e sociali. Possiamo dire una devastazione quanto ai diritti democratici che ci sono in Ungheria. Ed è, in realtà, una preoccupazione che non nasce da, diciamo così, un'osservazione peregrina dei fatti o parziale, perché è lo stesso primo ministro Orbán a definire l'Ungheria una democrazia illiberale. Un'espressione che ha fatto storcere il naso, come dire, aggrottare il sopracciglio a molti studiosi, perché si dice, ma come può essere illiberale una democrazia? Sembra una contraddizione in termini. E invece il diavolo sta nei dettagli, si dice, perché si ritiene che possa essere liberale una democrazia per un semplice motivo, perché quando il popolo lo vuole, cioè quando la maggioranza del popolo decide qualcosa, quella maggioranza ha la possibilità sostanzialmente di schiacciare chiunque non sia d'accordo con essa. E se ci pensiamo bene, l'essenza delle democrazie sta, signora Presidente, esattamente in questo. Per usare un paradosso, potremmo dire che si riconosce una democrazia non tanto e non solo dall'efficacia con la quale consente alle maggioranze di esprimere il proprio parere e di esercitare la propria volontà, ma in quanto riesca questa Costituzione a fare in modo che i principi di democrazia e quindi quei valori di cui parlavo prima, l'alternanza, il rispetto delle minoranze, eccetera, siano tuttora rispettati. Che sia per esempio rispettata l'alternanza al governo, che quindi le regole del gioco consentano a chi governa di mettersi in un certo senso a rischio e a chi è l'opposizione di poter aspirare ad andare al governo, perché se nell'esercizio del proprio potere di maggioranza si cambiano le regole al punto in cui di fatto diventa impossibile per chi è opposizione diventare maggioranza, è chiaro che la parola illiberale finisce col prevalere sulla parola democrazia. E questo è esattamente quello che sta succedendo in Ungheria, diciamolo con tutta chiarezza. Noi italiani comprendiamo che cosa voglia dire tutto questo, perché è la nostra stessa Carta Costituzionale che ci spiega in modo altissimo, in modo, diciamo, conciso e perfettamente puntato come un laser, quale sia il bilanciamento necessario. E la nostra Costituzione lo fa, signor Presidente, nell'articolo 1, quando dice che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, che la sovranità appartiene al popolo e quindi per principio democratico alla maggioranza del popolo, ma tale sovranità viene esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione, nei limiti. Quella è la parola chiave. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita con principio democratico e quindi con principio di maggioranza, ma con dei limiti. Lo dico e lo ripeto perché purtroppo anche la cronaca politica del nostro paese, anche la cronaca recente, ha qualche volta visto taluni partiti, in particolare della maggioranza, delle volte anche esponenti di prestigio della maggioranza, dimenticare che la sovranità appartiene al popolo, che però la esercita con dei limiti. Ricordiamo tutti, durante le fasi concitate e lunghe della formazione del governo, l'idea che serpeggiava nella maggioranza che l'avere una maggioranza parlamentare consentisse di sganciare da qualsiasi procedimento costituzionale
la formazione del governo, che non vi fossero organi d'autorità preposti al presidio di valori costituzionali non disponibili dalla maggioranza, signor Presidente, perché in questo consiste la democrazia. E allora, la nostra mozione chiede di capire che come il governo e quindi la nostra maggioranza si comporterà davanti a questa deliberazione del Parlamento europeo, perché si badi bene, i partiti che formano maggioranza si sono divisi. Il Movimento 5 Stelle ha votato a favore di questa mozione, la Lega ha votato contro. Ora, l'articolo 7 prevede due commi che prevedono due meccanismi diversi. È importante, chiedo scusa se scendo nel tecnico, ma è fondamentale. Perché si legge sui giornali, di questa mozione non si farà niente perché per dare sanzioni all'Ungheria è richiesta l'unanimità. Ebbene, questa è una imperfezione piccola ma sostanziale, perché l'articolo 7, signor Presidente, prevede due meccanismi. Un meccanismo al comma 1 dell'articolo 7, che è quello attivato dal Parlamento europeo, che dice che si può rilevare, constatare un evidente rischio di violazione grave dei valori, evidente rischio. E un articolo 7,2 che invece prevede l'esistenza di una violazione grave. Ora, il Parlamento europeo non si è addentrato nell'esistenza, ha parlato del rischio. E sul rischio non c'è bisogno dell'unanimità, è necessario che ci siano i 4/5 del Consiglio europeo. Dal che si deduce che la posizione italiana sarà fondamentale, perché il Presidente Conte, che dovrà votare in questo Consiglio, voterà come prevede, come vorrebbe il Vice Premier Salvini, opponendosi e quindi unendosi agli Stati governati da maggioranze sovraniste che hanno votato contro, o votando a favore come preferirebbe il Movimento 5 Stelle, perché quella decisione sarà una decisione determinante, perché potrebbe essere il voto decisivo per raggiungere i 4/5. Non siamo nel secondo comma dove si dice vabbè, c'è la Polonia che vota contro e quindi il nostro voto non conta comunque. No, attenzione. E quindi la nostra mozione chiede proprio al Presidente Conte di votare in ossequio, in accordo con la maggioranza del Parlamento europeo. E questo chiediamo che l'Aula, per questo chiediamo che l'Aula voti impegnando il Governo in questa direzione. Questo ci dirà molto della natura di questo Governo e di quali sono le opinioni di questo Governo per davvero, di che cosa si pensa, di cosa pensa per esempio della corruzione il Movimento 5 Stelle, perché il Movimento 5 Stelle fa una battaglia per la corruzione, per combattere la corruzione. Sappiamo che è in arrivo anche un provvedimento importante in queste aule, ma sappiamo bene che nell'Ungheria di Orbán sono fioriti oligarchi che spesso sono compagni di scuola, amici, famigli, persone che sicuramente hanno, come in altri paesi di quel tipo, approfittato di una certa situazione. Beh, devo dire, approfittato anche dell'Unione Europea. Ricordo che l'Ungheria contribuisce per meno di 1 miliardo di euro al bilancio dell'Unione e prende più di 4 miliardi dal bilancio dell'Unione. Quindi si parla malissimo dell'Unione Europea fin tanto che non si va a battere cassa, perché in quel momento l'Unione Europea diventa simpatica anche a Orbán. E quindi ci interesserebbe moltissimo capire che cosa succederà, perché vedete, quando vedo dai banchi di altri partiti parlare di solidarietà al popolo ungherese, ricordo che la solidarietà al popolo ungherese non si può esprimere rispetto alla maggioranza del popolo ungherese. La solidarietà si esprime a tutto il popolo ungherese, anche a chi non la pensa con Orbán, perché esprimere la solidarietà soltanto a una maggioranza di un paese e dimenticare che esiste magari, che esistono importanti minoranze, è una, come dire, solidarietà piuttosto pelosa. Allora, quando mi è capitato di vedere un video dell'attuale Vice Premier Salvini dell'aprile del 2017, tra l'altro accanto a lui era seduto l'attuale Ministro Fontana, quindi due autorevoli rappresentanti del governo, in cui Salvini diceva: cosa facciamo, gli mandiamo i carri armati agli ungheresi? Ma assolutamente no. Però dobbiamo ricordare che per entrare nell'Unione Europea bisogna rispettare dei requisiti e dei parametri, e quei requisiti e quei parametri devono essere rispettati anche, come si dice, in costanza di rapporto di lavoro. Non si può iscriversi a un club avendo dei requisiti e poi in corso d'opera dimenticarseli. Per tutte queste ragioni, per l'amore che abbiamo per la democrazia e per la sua essenza più vera, quindi,
A nome del Partito Democratico annuncio la presentazione di una mozione che impegna il Governo a proseguire nell'applicazione dell'articolo 7,1 dei trattati dell'Unione Europea e ad affermare a nome della Repubblica Italiana il sostanziale, storico, identitario amore per le istituzioni democratiche che ci contraddistingue. Grazie. Ciao Ivan. La ringrazio, deputato Scalfarotto. È iscritto a parlare il deputato Andrea Del Mastro delle Vedove, che illustrerà anche la mozione 1.40 di cui è cofirmatario. Deputato Del Mastro. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Fratella d'Italia certamente non poteva far mancare la sua voce in un dibattito che si preannuncia così importante in ordine al futuro stesso dell'Europa. Il 12 settembre, come tutti noi sappiamo, il Parlamento europeo in seduta plenaria ha approvato una risoluzione per l'avvio di una procedura sanzionatoria nei confronti dell'Ungheria per presunte e non dimostrate violazioni dei diritti fondamentali. Presunte e non dimostrate violazioni dei diritti fondamentali che sono state non argomentate, ma apoditticamente annunciate, come in quest'Aula, dal PD, che ha fatto un lungo elenco di presunte violazioni senza spiegare come, quando, dove e perché si sarebbero realizzate.